mi hanno preceduto. Ci tenevo particolarmente ad intervenire in merito a questa vicenda, in merito a questi due ordini del giorno che negli ultimi giorni sono stati al centro di polemiche e anche di pesanti insulti nei confronti miei e del collega Maugeri. Mi riferisco al mancato applauso durante la consegna del tricolore e della Costituzione ai neo-diciottenni settimesi. Mi preme precisare che quanto avvenuto non era diretto alla senatrice Segre, ma al contesto e al clima che si era creato nella circostanza. Sarò sempre il primo ad alzarmi per applaudire la senatrice per tutto quello che ha passato, che ha fatto e che rappresenta, ma continuare a sopportare la strumentalizzazione che ad ogni piede spinto viene fatta in suo nome per denigrare uno schieramento politico sta diventando tediante e fastidioso. Così come sta diventando sempre più ridicolo il gridare al fascista quando i vostri argomenti vengono confutati. La stessa senatrice, come voi tutti sapete, come ricordava poc'anzi la consigliera Levato, in un'intervista al Corriere ha preso le distanze da questa improvvisa valanga di offerte di cittadinanza dalle più disparate città. Cito testualmente la senatrice: fin qui le ho accolte onorata, però anche questo sta diventando un nuovo terreno di battaglia di cui farei a meno. Personalmente avrei anche votato a favore, e ve lo dico col cuore, avrei votato a favore, anche se sono consapevole, voi non potete darmi torto, che la senatrice Segre ha ben altri meriti che cittadini. E mi preme anche sottolineare come, tanto per cambiare, poi è stato emendato, nell'ordine del giorno presentato da Sinistra Civica compare il passo per il quale siamo tutti preoccupati che politici a livello nazionale e locale siano impegnati a non contrastare questo fenomeno, ma anzi a legittimarlo. Un palese riferimento atto a dimostrare che la figura di Liliana Segre è di proprietà della sinistra e che da buoni comunisti moderni quello che è mio rimane mio. E prendo spunto per ricordare le continue ambiguità della sinistra che inneggia la figura della senatrice come bandiera di lotta contro ogni forma di antisemitismo e poi scende in piazza con chi brucia le bandiere di Israele e insulta la brigata ebraica. Una continua contraddizione. Cito Benjamin Netanyahu, se me lo permettete: se gli arabi rinunciassero alle armi oggi, non ci sarebbe più violenza. Se gli ebrei rinunciassero alle armi oggi, non ci sarebbe più Israele. Ora ditemi voi, come possiamo ricevere lezioni di antisemitismo quando i veri antisemiti sono in piazza con voi il 25 aprile e nessuno li condanna? O prendiamo posizioni serie e irreprensibili verso coloro che indistintamente istigano all'odio a prescindere, o ci ritroveremo presto in una società che non distingue più bene dal male, ma si serve solo di bandiere anche non di appartenenza per cercare di screditare il popolo avversario, politico e non, in una lotta che non è più di ideali, ma solo di interessi personali. Concludo dicendo che questo ordine del giorno, di per sé valevole, e ripeto valevole e lodevole, gronda nella sua esposizione di retorica e demagogia che ne offusca il vero contenuto. Infine, concludo, Presidente, onoriamo la signora Segre, onoriamo i caduti di Nassiriya, onoriamo i morti infoibati che continuate a considerare morti di serie B, dopodiché occupiamoci della risoluzione dei problemi per i quali siamo stati scelti dai nostri concittadini. Grazie Presidente.